persone, anche tanti amici, perché poi intorno a loro, a questa coppia sicuramente emozionante da frequentare, ci sono un po' tutti, ci sono un po' tutte le associazioni di Cava. Chi è che non ha collaborato o collabora con Lucia Vigliano o con Gaetano Guida? Gaetano, bravissimo fotografo, la mamma, chissà, forse anche fotografa, non lo so, sì, anche lei fotografa, quindi sicuramente un bel duo. Dicevo, tante sono le associazioni. Quest'anno per esempio c'è l'associazione degli spandieratori cavensi, che ha dato una grossa mano, che collabora, e salutiamo il presidente onorario degli spandieratori cavensi, Mimmo Sorrentino, che chiederei a lui, anche a lui, un piccolo intervento se possibile. Abbiamo e salutiamo un altro braccio armato di questo esercito di amici cavisi che vogliono godersi la città, e non soltanto per quel che riguarda, parlo del CAI, le montagne, ma anche le strade della città, le nostre vie, le nostre frazioni, i nostri, siamo precisi, i nostri casali. Saluto Alfonso Ferrara, che è presidente del CAI di Cava del Tirreno, della sezione di Cava, insieme a Lucia Migliano e a tanti altri amici che fanno parte del CAI, fanno chilometri e chilometri, anche e soprattutto nelle nostre strade, nelle nostre vie, nelle nostre contrade, nei nostri casali, e ci diceva che ce n'è proprio qua uno fra poco, anche se fuori Cava, non fa niente, però è anche importante capire e si gusta meglio la propria città quando si fa il paragone con altre realtà. Salutiamo ovviamente l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cava dei Tirreni, quello che rimane di questo ente che ci ha tanto aiutato nel corso degli anni. A proposito, saluto l'ex amministratore straordinario che era l'architetto Carmine Sassaro, ma adesso invece salutiamo chi ancora ha l'onere di gestire l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cava dei Tirreni, cioè Giovanni Pagano, che salutiamo, grazie per la tua presenza. E infine c'è il sindaco che, come padrone di casa, ci farà appunto gli onori di casa, scusatemi la ripetizione. Sono stato un po' lungo, un po' prolisso, ma era soprattutto per fotografare questa famiglia, Gaetano e Lucia, che sicuramente sono bravissimi a farci emozionare. Signor sindaco, allora una breve introduzione a lei, perché da padrone di casa, ma soprattutto da primo cittadino di questa meravigliosa, splendida città, sto parlando a un auditorio che sicuramente conosce della bellezza della città. Qualche volta siamo forse anche un po' esigenti a che questa città mantenga il suo decoro, le sue peculiarità, e soprattutto si distingua da quelle che sono realtà che ci circondano. Sicuramente è a cuore anche del primo cittadino di Cava questa difesa delle bellezze della nostra città. E prima di dare la parola saluto anche il vice sindaco Nunzio Senatore, che ci ha raggiunti, grazie per la tua presenza. Prego sindaco. Sì, grazie Antonio, buonasera a tutti e benvenuti nel salone di rappresentanza del Comune di Cava dei Tirreni, che è credo la cornice ideale per presentare il lavoro di Gaetano. Mi associo ai saluti che ha fatto Antonio Di Martino a tutti coloro che hanno concorso, contribuito alla realizzazione di questo calendario che appunto richiama Cava, la città di Cava dei Tirreni, i suoi casali. Devo dire che è un periodo particolarmente interessante quello che stiamo vivendo, perché Gaetano, il tuo calendario si inserisce appunto in un rifiorire di pubblicazioni che riguardano la nostra città, e non mi riferisco soltanto alle plurime edizioni, due o tre, adesso non ricordo bene, delle cartoline del dottore Prisco, quanto piuttosto, anche quelle sono ovviamente molto importanti perché richiamano la storia della città, alla pubblicazione dell'architetto Santoro, Borgo in Nuce, al libro che è stato presentato poche sere fa, la settimana scorsa, che ricorda i personaggi più importanti della storia della nostra città, uno studio molto accurato fatto da un giovane storico cittadino, il dottore Cicco. Ancora prima c'era stata la pubblicazione che aveva riguardato tutte le strade cavesi e i nomi di queste strade, e quindi hanno ripercorso la storia di questi personaggi a cui poi è stata dedicata una strada. Insomma, mi sembra un periodo interessante da questo punto di vista. Noi cerchiamo nel nostro piccolo, con le limitatissime risorse del nostro comune, di sostenere anche
queste opere, perché le riteniamo molto importanti. Soprattutto, lo si dice sempre, ma io sono molto convinto di questo, per le giovani generazioni che, conoscendo la storia di questa città, se ne possono innamorare sempre di più e rendersi conto di essere in fondo fortunati di vivere in una città ricca di storia, di tradizione e di cultura come Cava dei Tirreni. Insomma, un periodo interessante nel quale questo calendario, che ovviamente anche questo si inserisce in una serie di percorsi fatti da Gaetano, mi sembra, come dire, che si inserisca a pieno titolo, perché sfogliandolo, io ho fatto anche una prefazione, un saluto quando mi è stato presentato qualche tempo fa, è molto molto accurato e molto molto interessante. Diciamo, la definizione di calendario, almeno nell'accezione comune, come intendiamo noi, no? Generalmente la parola calendario forse si attaglia poco, tolgo anche il forse a questo lavoro, che è un vero e proprio lavoro di ricerca e di studio molto approfondito e, ripeto, molto interessante. E quindi io, come dire, mi metto in religioso silenzio in attesa delle proiezioni di Gaetano. Vi auguro buona serata a tutti, buona continuazione. Grazie. Grazie al sindaco. Nella stretta dei saluti ci sono anche altri interventi, quindi Gaetano mi dà il placet per chiamare. Allora, Mimmo, vorrei dire qualcosa. Mimmo Sorrentino, presidente onorario del Risbandiero di Ricavenzi, dicevo, appunto, una delle associazioni che è vicina a questa iniziativa. Prego. Signori, buonasera, grazie soprattutto a Gaetano, che è stato sempre vicino agli sbandieratori, cresciuto un poco anche con noi, no? Noi siamo partiti un po' da lontano. Già nel 1988 abbiamo fatto la prima pubblicazione. Gli sbandieratori non sono solo il folk, cioè quei giovani che sbandierano il mondo, perché gli sbandieratori cavenzi sono gli antichi alfieri degli svendolatori a Cava, sui cortili. Quando c'è una grande festa oppure un ritorno di una vittoria, cioè c'erano questi svendolatori che poi nel tempo sono passati a sbandieratori. Quindi noi abbiamo fatto in modo che la gioventù potesse mangiare questa nostra civiltà. È inutile che tutti gli enti ci levano l'ospedale, ci levano questo, ci levano gli uffici, ci levano tutto, però la nostra cultura non ce la possono levare, nel modo più assoluto. E noi, e insieme ad altri amici, saremo forte custodi di questo, e lo faremo sempre di più. Grazie a Gaetano, che ha fatto un bellissimo calendario, che più che un calendario è un libro di storia, diventa un libro di storia. Abbiamo trovato anche dei documenti antichi e grazie al sindaco siamo l'unico gruppo in provincia e forse in Italia ad avere la personalità giuridica, l'unico. E difatti proprio grazie a questo Gaetano ha potuto accedere a difatti siamo l'unico gruppo che è collegato con la Federazione Gioco Calcio, rappresentiamo la Nazionale fuori, rappresentiamo la Ferrari fuori, un po' dappertutto, proprio grazie a questa entità. E comunque portiamo sempre il nome di Cava, la nostra cultura, un po' dappertutto. E grazie a questi amici, sempre di più. Grazie, signori, buonasera. Comunque, per la serie continuiamo a parlare di eccellenze. Allora, adesso diamo una breve battuta anche il presidente del CAI, che Alfonso Ferrara. Ah sì, giustamente, io avevo pensato di fare la battuta, però ovviamente poi il senso dell'intervento di Mimmo era chiaro, insomma, cioè dice: potete tentare di toglierci tutto, ma la nostra cultura resta. Tentare, perché poi le cose restano, ecco.
Controllate il microfono. Buonasera a tutti innanzitutto. Noi come CAI abbiamo avuto il piacere e l'onore di partecipare a questo calendario. Come ha già detto il sindaco, non è un calendario, ma è più di un calendario. È qualcosa che ci riporta alla storia di Cava, sia culturale, sia ambientale e sia per i nostri sentieri, no? Che portiamo la gente, Lucia ne sa qualche cosa, degli itinerari d'ambiente, quanta gente partecipa a questa iniziativa che ormai si ricorda dai tempi di senatore e si ricorda un po' di anni, non diciamo quanti, perché quando si parla di anni andiamo un po' alla nostra un po' più giovane età, vero? Quindi a noi non fa altro che piacere, diciamo, divulgare ai cittadini cavesi, anche non cavesi, di gente che viene anche da fuori, perché agli itinerari d'ambiente partecipa anche gente che non è di Cava, oltre a conoscere il nostro territorio, che come ha detto anche il sindaco, vale la pena, noi siamo dei fortunati ad essere nati in questi posti, che molti ce li invidiano e noi purtroppo non li sappiamo neanche forse valorizzare questi posti. Ci li dobbiamo tenere cari, li dobbiamo proteggere e li dobbiamo frequentare, perché frequentando i sentieri, frequentando questi posti, si rivitalizzano, perché le frazioni purtroppo molto spesso per il passato sono state un po' abbandonate, si pensava che alle frazioni non c'era niente, invece poi si è scoperto che alle frazioni sono chiese, palazzi, c'è tanto da scoprire, tanto da vedere. Va bene, grazie a tutti. E continuiamo questa carrellata molto velocemente, passiamo a un altro ente che è stato vicinissimo sempre a Gaetano Guida, cioè l'azienda di soggiorno e turismo. Giovanni Pagano rappresenta, un dipendente della nostra azienda di soggiorno e turismo, che noi ancora ha difficoltà perché la nuova legge regionale, vabbè, non entriamo nei meandri di queste cose, però è bravo, è positivo, di questa mano che ha sempre dato a queste iniziative targate Lucia Rigliano e Gaetano Guida. Buonasera a tutti, grazie per l'attenzione. Volevo solo dirvi una cosa. Il calendario 2017 è un'ulteriore perla che va a raggiungersi alla collana di itinerari d'ambiente. Questa manifestazione poliedrica che in 22 anni ha permesso a tanti cavesi e non di conoscere le bellezze anche sconosciute della propria città. Questo calendario 2017 pone al centro della sua attenzione i casali di Cava, però ha il grande merito di far emergere dalle nebbie del passato storie, fatti, personaggi che la storia ufficiale molte volte non ha raccontato. Il tutto grazie alla sapiente mano di Gaetano Guida, lo devo dire, che con la sua attività, che è ormai quasi ventennale di collaborazione con l'azienda, lo vedo un poco come un continuatore dell'opera dei vedutisti del Grand Tour, che raccontavano loro con i quadri, lui con le foto, le immagini, le storie, quella che era la bellezza di Cava. Non mi vergogno, non esito a definire anche Gaetano come l'ideale, colui che raccoglie l'ideale testimone dell'opera di Giulio Parisio. Giulio Parisio che negli anni 30 ha impresso sulle sue lastre le immagini più belle forse di Cava dei Tirreni. E non a caso, proprio in questi giorni che stiamo riorganizzando e riordinando il nostro archivio documentaristico e fotografico, accanto al fondo Parisio abbiamo messo il fondo Guida. E perciò il calendario 2017 appeso ai muri delle nostre case deve essere anche un monito per noi, per le nuove generazioni, per i politici, per quanti operano sul territorio cavese, perché deve essere il segno che noi dobbiamo preservare la nostra città che è già violentata nei decenni scorsi, ma che ancora conserva tracce dell'antica bellezza, perché dobbiamo conservarla per le nuove generazioni. Mutuando un vecchio proverbio di nativi americani che dice: noi non abbiamo ereditato la nostra terra dai nostri padri, ma l'abbiamo avuta in prestito dai nostri figli ed è nostro dovere riconsegnargliela. Grazie. Grazie. Nella chiesa di soggiorno e turismo tanti hanno seguito, hanno dato un proprio aiuto, un proprio contributo, sono stati vicini a questo percorso intrapreso da Lucia Rigliano, da Itinerari d'Ambiente. Voglio ricordare in questa occasione
alla memoria mi viene Raffaele Senatore, che è stato per tanti anni il direttore di questa azienda, che ha dato anche lui una grande mano, poi i vari commissari, i vari amministratori che si sono succeduti e che hanno dato anch'essi un loro contributo, perché queste cose tolgono tempo e ci vuole anche la vil moneta per mantenerli in piedi, per cercare di realizzare anche dei prodotti di qualità. Tra l'altro questo calendario sarà in distribuzione tra poche ore e il ricavato andrà per finalità altrettanto nobili, quelle appunto di un recupero, poi ne parlerà meglio Gaetano alla fine, un recupero di un altro pezzo della nostra storia che ai noi è abbandonato a se stesso e che invece con questo contributo di tutti i cavisi che acquisteranno il calendario potrà essere recuperato. Dicevo, tante persone si sono succedute all'azienda di soggiorno e turismo, tanti hanno dato una loro mano e quindi chiamiamo per un breve contributo l'ultimo di questa catena di amministratori straordinari che ha retto l'azienda di soggiorno e turismo in questa lunga agonia annunciata sistematicamente, però non è così. Ma non parliamo di agonia, per favore. Le cose più certe sono quelle con questo provviso. Voglio dire una cosa, innanzitutto voglio citare Mario Galdi, 2 anni e mezzo fa, no? ritorno a Bologna, dice abbiamo trovato una bella piadina di Galdi, ricordo Lucia, antica, perché non facciamo un calendario, rifacciamo un calendario, non so se ce ne sono stati altri. Ma le erano buone idee, facciamo il calendario, e se non ci fosse stata l'età non ne parlavamo nemmeno. E fu ripresa questa cosa con grande successo, con grande, anche l'anno scorso, sindaco, che quella è stata una cosa forse geniale, quella di mettere in ogni mese un periodo storico di Cala, e tant'è che è stato un successo grazie agli sbandatori di tutte le scuole di Cala, lo dobbiamo dire, Cala è bella, è bellissima, però se non la dimostriamo non... Io ho vissuto un momento felice dell'azienda, nonostante non avessi una linea, questo è il sindaco. Ma proprio, però ogni settimana c'era un'iniziativa. Che cosa significa? C'era la gente che le faceva, quindi il CAI in primis e altre associazioni, poi in maniera tua eccetera, e c'era un background culturale. Io senza rendermi conto, forse senza rendermi quelle cose, però le sine mi ricordano una cosa, noi forse stiamo vivendo una nuova rinascimento, magari questa riscoperta oramai radicata della nostra cultura, delle nostre tradizioni, la voglia di voler crescere, insomma la voglia di poter spiegare ai nostri figli com'è bella la nostra città e che storia ha avuto. Questa è una cosa importante. Poi ho avuto anche la fortuna, e questo adesso c'entra il sindaco, di avere un momento di grande crescita del turismo a Cala. Forse immediatamente non è che avessimo tanta energia economica da fare promozione, ma Cala era la crescita con il suo patrimonio culturale e quello umano soprattutto dell'associazione. Qui sindaco dobbiamo creare le strutture. Cava deve fare un salto di qualità, porsi al centro della nostra provincia, della nostra regione, forse l'Italia sarebbe, però abbiamo tutte le carte negre da fare, quindi avete delle occasioni, avete un bel compito da fare, e questa di dar senso ad una vocazione di una città è una bella mission. Buon lavoro e auguri a tutti quanti noi. Grazie. Allora, adesso in scaletta c'è l'intervento previsto di Lucia Vigliano, ma intanto saluto anche il professore Alfredo Santoro del Dipartimento di Scienza del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, che ha una grande passione, mi diceva che studia anche e soprattutto numismatica, perché c'è anche una chicca nel calendario e sempre di questo ne parlerà sia il professore e sia ovviamente Gaetano Mina. Lucia, tutto qui nasce però per quella idea, prego, quell'idea dei itinerari d'ambiente. Grazie a te e a questa tua intuizione, oggi siamo qui a raccontare della nostra città, delle nostre bellezze, ma anche e soprattutto a godere di quelle passeggiate. E l'unica limitazione è appunto il fatto che sia un calendario, cioè che dura le nostre pareti appeso 12 mesi. Dovresti fare in modo da fustellare i mesi, in modo che strappiamo, mentre si strappano i fogli dei mesi, strappiamo i numeri, li buttiamo e ci conserviamo il cadeau. Prego. Allora, io ringrazio tutti, vuol dire che se stiamo qua è perché amiamo la nostra città e i nostri casali. Cava non è bella solo per i nortici, ma anche
per le montagne che ci circondano e i casali che sorgono su queste nostre montagne. Sono la parte più antica di Cava ed è quella che noi visitiamo con i nostri itinerari. Ormai l'abbiamo fatta da più di 20 anni, ma stiamo continuando grazie al CAI, al nostro amico Alfonso Apicella, che tiene molto a cuore questa iniziativa. Io lo ringrazio. Devo dire solo una cosa, però è stato già detto, ma lo voglio ripetere. Quando mi recai nel 1995, ormai ero andata in pensione a scuola, dovevo continuare a fare qualcosa, insegnare, così mi recai da Raffaele Senatore, allora direttore dell'azienda di soggiorno, a proporre queste passeggiate, questi itinerari. Disse Raffaele, chiamiamoli itinerari d'ambiente per conoscere il nostro ambiente. E Carmine si ricorda quando avevamo Città Ambiente a Cava tantissimi anni fa, era un gruppo di persone che coltivavano certi ideali, e siamo rimasti, vabbè, meno male che ci resta ancora qualcosa. Raffaele Fiorillo, mi ricordo, Santoro, Lorenzo Santoro, perché non li chiamiamo itinerari ambiente? E trovai in Raffaele Senatore un entusiastico sostegno, proprio veramente abbiamo agito di comune accordo, abbiamo agito, non so, lui mi spronava, io cercavo, facevo ricerche storiche, eccetera, e così sono nati questi itinerari che hanno attecchito e ci hanno fatto conoscere veramente, ci hanno fatto riscoprire Cava sotto un aspetto che forse era dimenticato. Anche perché, io l'ho citato sempre, Domenico Apicella diceva, noi andiamo lontano, andiamo a vedere tante cose, ma non ci accorgiamo che le cose belle ce le abbiamo sotto i nostri occhi, ce le abbiamo a Cava e forse non le apprezziamo. E quindi, questo lui lo diceva a proposito di Santa Maria del Quadruviale, è veramente, quella chiesa è un gioiello, e come quella ce ne stanno tante altre a Cava, veramente da apprezzare, come ho detto, da riscoprire, insomma. E questo lo facciamo un poco con questo calendario, che si avvale poi del contributo che Gaetano ha inserito, quella mappa del 600 che fa parte dell'archivio diocesano di Napoli, e ringrazio la dottoressa Sparano che ci ha spinto su questa strada. Cioè, abbiamo scovato delle cose, le monete che sono state ritrovate a San Martino, le lucerne che sono qui nel comune e attendono la sistemazione in un museo. Comunque ci auguriamo che queste idee che abbiamo seminato vadano avanti, perché sindaco ormai, io l'ho fatto con il cuore, però a un certo punto c'è il testimone che si deve passare. Per il CAI ho passato già a Lucia Palumbo, perché si occupa dei bambini, di portarli in montagna a conoscere tutte le nostre bellezze, le torri, gli amici di Alema che sono là seduti, belli, zitti zitti, ma se non fosse per loro San Liberatore non vivrebbe più. Noi abbiamo scoperto gli affreschi e sono riportati qua sul calendario. E ci sono gli amici dell'Annunziata, gli amici della montagna in genere, è vero? Noi amiamo Cava e siamo qua per questo stasera. Io non voglio dire niente più. Che cosa dici, Lute? Gli amici del Lute? Ma io là, Lute, faccio questo, gli itinerari d'ambiente, gli faccio vedere Cava. E loro si appassionano. E quindi questa passione ci sorregge e ci sostiene. Bravo. È un po' restia a parlare, però quando inizia è sintetica pure, è bravissima a farci vivere altre emozioni, se non fossero bastate quelle acquisite nelle sue passeggiate. Allora, adesso avevo detto, c'è questa curiosità, questa chicca di queste monete trovate a Cava, anche perché Cava è ricchissima di questi reperti. Allora, il professor Alfredo Santoro, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, nonché anche di un'università prestigiosa in Francia. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io no, insomma, il mio sarà soltanto un piccolo saluto, però già dall'anno scorso, in effetti, stimolato da Gaetano, insomma, dalla signora Lucia, insomma, ho partecipato al calendario proprio con un'altra chicca monetale, insomma, che veniva dal castello di Cava, al quale sono particolarmente legato perché
ho effettuato gli scavi una decina di anni fa, facevo parte dell'equipe del professor Peduto, e in effetti Gaetano Agnano dice: beh, Alfredo, ti ringrazio che partecipi anche per quest'anno, ma io devo dire che ogni volta invece penso che sia il contrario, sono io che ringrazio loro, perché io, non essendo di Cava, invece vengo terribilmente stimolato da quello che loro mi chiedono di studiare, di approfondire, dalle chicche che mi portano. E in effetti, insomma, anche forse proprio perché lo faccio di mestiere, insomma, questo trovato soprattutto, insomma, in quei due tesoretti, in quei due ripostigli monetari che mi sono stati suggeriti, insomma, che siamo andati a vedere, a fotografare, a vedere al Museo Nazionale di Napoli, quegli stimoli che ti fanno sempre comprendere in effetti che, insomma, non c'è veramente una storia locale, o meglio, una storia locale sopravvive, trova degli stimoli anche nelle persone che abitano ovviamente questi luoghi, ma è stato uno spunto proprio invece per trovare il legame con quella che invece è la storia globale per me, perché già dal primo ritrovamento, che è un tesoretto che è stato ritrovato nel 1907, insomma, siamo a San Martino, incontrato a San Martino, furono ritrovate diverse monete, stiamo parlando di circa 212 monete, e appunto il problema è che sono le monete di esgrave, è un termine tecnico per dire, insomma, che sono monete di bronzo molto pesanti, praticamente di tutte le zecche conosciute del secondo secolo avanti Cristo dell'Italia meridionale: Pestum, Cales, Suessa, quasi tutte le zecche siciliane. Quindi davvero una cosa interessantissima, viaggiano tutte insieme, vengono ritrovate, certo ci sono dei particolari storici, perché, insomma, questi giornali raccontavano di come fossero state sottratte, come fossero state rincorse dalle autorità, fossero state recuperate. Comunque noi, c'è anche quella di Roma, c'era la zecca di Roma. Quindi effettivamente sono stati il possesso di qualcuno che era, come dire, l'esempio di qualcuno che girava, circolava, conosceva tutta l'Italia meridionale. Questa è la zecca di Roma, sì, questa è una esgrave della zecca di Roma, quindi è un interramento che è stato fatto appunto nel secondo secolo avanti Cristo. Dopodiché invece abbiamo trovato l'altro tesoretto, molto interessante, secondo me la stessa maniera, perché la cronologia non è che è di epoca moderna, ma la cronologia non è che meno interessante, ed è un tesoretto che è stato ritrovato invece a Pregiato, di ducati d'argento splendidi, in uno stato proprio questo era del Pestum, ecco qua, Pastano. Quella di prima era appunto della zecca di Roma. Abbiamo presentato soltanto queste due, in effetti, cioè nel tesoretto lo abbiamo visto tutto, purtroppo non abbiamo potuto fotografare tutto in quel momento, peraltro andrebbe, secondo me, approfondito da qualcuno che fa appunto studi specifici sulla numismatica classica, perché si possono migliorare le cronologie, ci possono essere spunti interessanti per l'approfondimento. Questi invece sono appunto i ducati, siamo intorno, sicuramente nel 1684 c'è stato l'occultamento, è stato ritrovato all'interno di un muro dell'ECA, quindi dell'ente comunale per l'assistenza, sì, nel senso. E sono delle monete appunto relative al periodo di Carlo II, quindi 1684 sono quelle più tarde. Anche qui c'è stata una documentazione, insomma, sui giornali, sui verbali dell'epoca. In effetti non tutte sono del 1684, ci accorgemmo che ce n'erano alcune del 1683, quindi si potrebbe anche qui aggiustare la cronologia, si potrebbero dire cose particolari. Non sono tutte uguali, come fu detto in una delle pubblicazioni, ricordo, sono diverse, sono alcuni ducati, alcuni mezzi ducati. È una storia particolare, peraltro, questo ripostiglio, perché fu ritrovato all'interno di un muro, c'era un biglietto che accompagnava questo ritrovamento con i nomi di quattro donne, di quattro, probabilmente erano le destinatarie di questo tesoretto, alle quali però, insomma, non è mai giunto, non sappiamo per quale motivo, non sappiamo perché fu nascosto nel muro. Una delle ipotesi era appunto che a quel tempo ci fossero dei predivi coatti, quindi
cercarono di occultarlo per non farselo trafugare, ma in genere la storia degli occultamenti, insomma, può essere molto, molto particolare. E quindi davvero davvero interessante. Quindi sono della zecca napoletana e sono d'argento massiccio molto molto pesante. Queste peraltro sono inediti, quindi secondo me questo tesoretto meriterebbe anche una pubblicazione scientifica ad hoc. Io vi ringrazio. Grazie al professor Sartore. Allora chiudiamo questa scaletta di interventi, vedete quante cose belle ci sono in questo ormai riduttivo nome calendario, in questo lavoro fatto da Gaetano in sinergia con tutti quelli che sono intervenuti. Allora Gaetano, vieni qui, devi muovere qualcosa, ti vado io al tuo posto. No. Hai visto? Allora, ringrazio tutti gli intervenuti, logicamente è un lavoro questo qua di mesi, voglio dire. Siamo qua a vedere in mezz'ora, però già veramente mesi, e devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, una sorta di ufficio ombra, oserei dire, cioè a parte mia mamma che giocava in casa, però Alfredo che ci vedevamo in ufficio a Salerno, Beatrice che ogni martedì e giovedì andava a bloccare, e Matteo Pasano, Antonio Vedolla che stavano sempre lì a spingermi e a darmi una mano anche pratica nell'organizzazione di queste cose. Quindi un ringraziamento doveroso a tutti quanti, anche i parroci, purtroppo non sono potuti venire, ma voglio dire, questa è soltanto una delle prime serate che faremo, poi andremo in mediateca, un'altra giornata la facciamo con gli sbandieratori, altre nelle parrocchie, quindi ci sarà modo, insomma, di, anche per chi già è venuto stasera, di tornare, perché diremo altre cose, ci saranno altri esperti che ci potranno raccontare il materiale anche inedito che abbiamo visto poco fa. Logicamente ripeterei le stesse cose, sono 10 anni che con l'azienda di soggiorno, bene o male, siamo usciti con un calendario, prima piccolino con delle cartoline di Giulio Parisio, poi con quella stampa che dicevamo prima di fine 800, e dovevamo ogni anno trovare con Mario Galli la moschiera, come la chiamisse in napoletano, la moschiera, cioè quella cosa che attira il pubblico a venire. È la foto di Parisio che raccoglieva Cava nel 1920. La moschiera di quest'anno è questa pianta inedita del 600. Io non vi posso dire molte cose su questo perché mi parlerà il professore Emilio Ricciardi martedì 27 in mediateca, e che gentilmente si presterà, insomma, a questo incontro. Che volevo dire, mi sono segnato 2 appunti perché un sacco di cose da dire, però sono state già dette tante cose, e la cosa che sono d'accordissimo è quella di preservare questi luoghi e portarli avanti nella memoria anche per i più giovani che non le conoscono, perché poi sappiamo benissimo che Cava nasce dalle frazioni, il centro di Cava è la parte più moderna se vogliamo, quindi la nostra storia è nelle frazioni. Poi la cosa che mi preme particolarmente di questo, io la mia ventennale esperienza di fotografo ormai, ho cominciato a lavorare a Pompei, a Napoli, a Metaponto, a Matera, poi sono stato in Emilia Romagna, adesso siamo in sede provinciale di Salernitana. Mi chiedo, ci sarà un museo a Cava, un museo civico, dove potranno tornare queste cose? Ci sono tante piccole chicche, si può costruire un museo anche su una sola moneta, abbiamo visto degli esempi particolarissimi, in Emilia Romagna su un pezzo ci sta un edificio intorno. Logicamente ci sta anche il virtuale che ci aiuta tantissimo, e voglio dire che le istituzioni pubbliche vedono di buon occhio i musei locali. Noi per esempio come Museo Provinciale di Salerno abbiamo dato come dato d'uso un deposito ritrovato a Pertosa nel 1930, perché la grotta di Pertosa praticamente è un sito preistorico, noi lo sappiamo, immaginiamo soltanto le bellezze, diciamo, della natura, ma è un sito preistorico, e quindi questi reperti dell'epoca preistorica fino all'epoca romana, i musei provinciali di Salerno li hanno, diciamo, in maniera, sono stati ben contenti di darli al museo di Pertosa. Pertosa conta 2 musei civici addirittura. Ha una forza perché c'è una bigliettazione, si paga un biglietto, e quindi hanno anche la forza economica per portare avanti. Però noi abbiamo visto che la sovrintendenza di Napoli e i colleghi, insomma, che abbiamo ascoltato dicono perché no, il Comune di Cava può fare benissimo domanda di avere questi tesoretti in comodato d'uso per 10 anni, in convenzione, eccetera. C'è la formula della convenzione che abbiamo fatto con Pertosa. E la cosa interessante, logicamente ci vogliono le strutture, ci vogliono le assicurazioni, il trasporto, il personale, eccetera eccetera, però può essere un'idea, ben venga anche il virtuale, voglio dire, infatti ci aiuta moltissimo, però un museo se non ha un qualcosa di reale alla fine rimane poco.
Questo è, diciamo, è la, può essere il punto di arrivo di queste cose, cioè portare le cose che stanno fuori cava a cava, e quindi raccontare la storia non soltanto con le parole ma anche con i fatti, toccandole, vedendole. Una cosa che va molto adesso è il museo tattile, prendere il reperto, portarlo e farlo toccare, altrimenti delle volte non si può fare, però quando si può, diciamo, il reperto viene, noi abbiamo la testa di polla a sapere, la gente la tocca. Purtroppo non si dovrebbe, però il fatto di averla là e toccarla o poi sfiorarla, almeno voglio dire, è qualcosa di bellissimo. Immaginate che la testa di Apollo sta ormai a lei, ce la cercano tutti. Ed è un fattore molto attrattivo per la città di Salerno, la testa di Apollo. Ormai tutti quanti vengono per vederla e purtroppo adesso non la trovano perché è fuori. Perché non una cosa del genere anche a Cava? Spero che, non lo so, un domani riusciranno a tornare queste cose. Ripeto, tirare fuori le monete è stata anche un'impresa a Napoli, perché erano chiusi in un cassetto dal 1950, non si apriva quel cassetto. Siamo stati da un quarto d'ora a aspettare che il funzionario ce le tirasse fuori, perché praticamente era rimasto chiuso per la ruggine incastrata. E alla fine sono usciti fuori, quindi già l'abbiamo riscoperti per la seconda volta. Ne parlava della corte, ne parlavano tutti gli studiosi, ma chi l'aveva mai visto queste monete? Io e Alfredo Santoro abbiamo fatto questa puntatina a Napoli il mese di settembre, ma dopo un anno e mezzo di ricerche, perché è cambiato il funzionario, perché la sezione numismatica è chiusa, per mancanza di personale, per tante varie problemi. Alla fine ci siamo riusciti. Questa è una chicca, quella delle monete, usiamo sempre questo termine, insieme a altre cose come gli affreschi di San Liberatore, e di questi ci parlerà Dario Cantarella, che stasera non è potuto venire perché sta ancora impegnato fuori cava. E poi anche la cosa, la moschiera di quest'anno è questa piantina. Io sono curioso anche io di sentire il professore Ricciardi che ci parlerà di questa piantina, che oltre ad essere un elemento grafico è anche un elemento statistico, che ci dice quante persone vivevano a Cava, 22.361 per l'esattezza, a fine 600. La datazione non è certa ed è un dato importantissimo, perché 22.000 persone nel 1684 sono 100.000, nonostante le peste. Diciamo, la peste del 656 era già passata probabilmente, quindi immaginiamoci. E Salerno, no, mi suggerisce che Salerno si può dire che era. Vabbè, va bene. E questo è quanto, quindi mi piace. E poi l'ultimissima cosa, l'abbiamo già detto, la finalità è anche quella benefica di cercare di restaurare questo mulino ad acqua del 1826, che era uno dei 7 mulini che esisteva a Cava. Quindi questo, diciamo, è quello meglio conservato, che potrebbe essere riattato, perché esiste ancora la struttura, lo vediamo nell'ultima pagina del calendario, e io ho fatto un rendering alla fine, un simulato, quindi come era a inizio Novecento, ancora forse funzionante, non lo sappiamo, pure dismesso da poco, e come potrebbe essere una zona verde per bambini, una zona verde anche per gli adulti, e per far vedere come veniva effettuata la macina del grano, potrebbe essere anche questa, diciamo, un recupero delle tradizioni. Se ne occuperà l'associazione del Milite Carenze, in questo momento impegnata in Lucida Artista a Salerno, che sono potuti venire. Vi ringrazio dell'attenzione e spero che abbia un successo anche le vostre. Sul fatto del museo. Sbilanciato con consapevolezza, diciamo, non è stata una battuta. Possiamo chiudere in bellezza allora con questa battuta, questa affermazione del nostro primo cittadino. Grazie per la cortese attenzione, diffondete l'idea che si può dare un contributo per avere una piccola opera d'arte in casa, di storia in casa, e anche dare un contributo per il recupero di un pezzo della nostra storia. Grazie, buonasera a tutti.